Per loro. Bene, adesso ho invitato Monsignor Adragna per un altro piccolo momento e poi continuiamo il nostro repertorio. Padre Adragna. È l'ultimo anno che sono qui presidente del comitato, eh? Dopo 50 anni bisogna andare a casa, no? E dare spazio agli altri. E sono contento di questa bella serata. Innanzitutto vorrei ringraziare a nome vostro il maestro Claudio Maltese, che è un grande amico mio. Collabora anche con il consiglio pastorale della cattedrale. E poi ringraziare questa banda meravigliosa di Pacheco. Di Pacheco. L'anno scorso ricordavo quando ero ragazzino, i nostri dicevano: volete prendere una bella ragazza, andate a Pacheco, no? È vero, vedete come è contento. Adesso volete avere una bella banda, andate a Pacheco. Eccolo qua. E poi guardate che belle ragazze che ci sono già qui, giovanissime, no? Va bene. E questo è un omaggio innanzitutto che la banda di Pacheco fa alla Madonna. Lei è la protagonista di oggi, non scordiamola. Ed è qui sopra, guardate che bello, guardate che scenario bellissimo c'è stasera. La Madonna che protegge la città dal palazzo comunale. Oggi è l'Assunta. Per noi trapanesi la festeggiamo due volte, oggi e domani, e dunque un omaggio alla Madonna. Io mi auguro che saremo qui stasera, come stamattina eravamo in tanti al pellegrinaggio al santuario. Poi il secondo omaggio è a questa città di Trapani che sta crescendo, specialmente questo centro storico. Terzo omaggio è ai turisti, che crescono sempre di numero. Attenti turisti, cercate di tornare a casa con le penne, e che qui vi spinnano. Allora state attenti, va bene? State attenti, va bene? E ci sono dei bravi ristoranti, onesti, cercate questi e tornerete a casa con tutte le penne. E poi la cosa commovente di stasera, che il maestro ci ha fatto sentire che stiamo offrendo questo momento per i martiri di oggi. Cari amici, mentre noi siamo liberi in questa terra d'Italia, in questa terra di Trapani, di Sicilia, molti cristiani come noi stanno morendo. Lo sapete perché? Solo perché sono cristiani, solo perché hanno accettato il Nazareno. Nell'Iraq questo fanatismo terribile musulmano ha messo nelle case cristiane la lettera N, vuol dire che questi appartengono al Nazareno. Noi siamo orgogliosi di appartenere a Gesù Nazareno. E poi hanno scritto proprietà dello Stato e sono stati costretti a lasciare tutto e stanno morendo nei deserti, bambini, vecchi e adulti impiccati. Ho visto al computer un giovane che andava all'impiccagione sorridente. Questi sono i cristiani di oggi, pieni di speranza e credono che domani un futuro bello solo il Signore lo può dare a questi veri cristiani. Noi siamo cristiani all'acqua di rose, se arriva una persecuzione cambiamo, io me ne accorgo subito, basta che una ragazza giapponese incontra un musulmano, cambia religione.
vuol dire che i cristiani non ci siamo. Questi sono i cristiani che danno la vita, e noi stasera li vogliamo ricordare con tanto affetto, e facciamo un applauso a questi veri cristiani. A vedere bambini uccisi e con la testa di quei bambini giocare a pallone, perché uccisi? Perché sono cristiani. No, miei cari, stiamo attenti anche al dialogo che dovremmo avere qui a Trapani. Abbiamo aperto le porte, però se non dialoghiamo, se non dimostriamo la carità cristiana, siamo persi. E allora c'è un compito nostro, portatelo a casa, quello di saper dialogare, non soltanto col turismo perché porta soldi, ma dialogare anche con questi poveracci che arrivano. E alcuni sono dei perseguitati che la Lega non vuole, e noi li accettiamo perché sono nostri fratelli. Buona serata a tutti e buona gioia e speranza. Grazie Monsignor Adragna, e dato che sarà l'ultimo concerto ufficiale, diciamo, per quanto riguarda il 15 agosto con lei come Presidente del Comitato, ci rivedremo il prossimo anno sicuramente come ospite ben gradito della nostra banda. Andrà nella parrocchia dei Salesiani, verrà trasferito qui vicino, comunque non molto lontano, quindi sarà sempre insieme a noi. Bene, ha detto tutto Padre Adragna, io volevo concludere dicendo, ricordiamo adesso, anzi abbiamo ricordato già le vittime, adesso invece da Trapani, dal cuore di questa città centro storico, deve partire un solo messaggio, che nella vita bisogna essere vedere sempre blu e dipingere tutto di blu. Avete capito? Sì? Allora che voli la pace da Trapani, da questo centro storico di Trapani, a voi nel blu dipinto di blu.